In questo video andremo a eh, vedere come rappresentare le proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi. Nello specifico eh, il gruppo di solidi in questione è composto da due parallelepipedi, uno azzurro e uno rosso, e una piramide a base rettangolare qui riportata in giallo. Come sempre andiamo a suddividere il foglio in quattro parti, andiamo ad intestarlo, in alto a sinistra con la scritta nome e cognome, in alto a destra la classe in basso a sinistra la data e infine in basso a destra la tavola. Per le proiezioni ortogonali poi andiamo a nominare i piani, piano orizzontale in basso a sinistra, in alto a sinistra il piano verticale, in alto a destra il piano laterale ed infine la linea orizzontale denominata linea di terra. Allora, riporto l'immagine qua in basso a destra, come sempre partiamo con la vista sul piano orizzontale, quindi la vista dall'alto dei solidi. Qui molta attenzione perché essendo tra i solidi e essendo sovrapposti anche sulla vista in pianta dobbiamo cercare di utilizzare quella regoletta che ci siamo dati anche nello scorso tutorial e quindi di andare a disegnare prima i solidi che stanno verso di noi e poi quelli che stanno dietro perché in parte potrebbero essere nascosti. Quindi in questo caso inizieremo a disegnare il rettangolo rosso rappresentativo del parallelepipedo che sta a destra e il rettangolo eh, della piramide che sarà poi completato con le due diagonali. Qui in basso vi riporto la vista dall'alto, quindi inizieremo a disegnare innanzitutto questo rettangolo, abbiamo la base scacchettata che ci aiuta per le dimensioni, dovremo disegnare un rettangolo 3, largo e alto 8 cm con una distanza dall'asse verticale di 2 cm. In questo caso non faccio la griglia come abbiamo fatto nello scorso tutorial, ma andiamo solido per solido in modo che la trattazione sia più, eh, più chiara. Quindi come sempre allineiamo la riga al bordo inferiore della squadratura, inseriamo la squadra, qui se vogliamo ci possiamo aiutare con dei puntini per ritrovare poi per andare a tracciare con più precisione le proiezioni verticali, quindi dobbiamo lasciare 2 cm e andiamo a tracciare la prima proiezione. Poi ci spostiamo di 3 cm e tracciamo la seconda proiezione. Non andiamo avanti con le altre proiezioni verticali perché voglio subito tracciare il primo eh, il primo solido, la prima proiezione del parallelepipedo di destra. Quindi allineiamo la riga al bordo di sinistra, reinseriamo la squadra dalla linea di terra dobbiamo lasciare un centimetro e tracciamo la prima proiezione che parte dalla seconda proiezione in verticale, poi ci abbassiamo di 8 centimetri e tracciamo la seconda proiezione. Come sempre qui se vogliamo ci possiamo aiutare preventivamente con dei puntini in modo da procedere più speditamente con la costruzione. A questo punto non ci resta altro che ripassare il rettangolo ottenuto, il rettangolo largo 3 e alto 8, in questo modo. Passiamo poi alla piramide. Quando noi guardiamo una piramide dall'alto, se a base rettangolare, vediamo un rettangolo con le sue diagonali. Quindi reinseriamo la riga inferiormente, la squadra, lasciamo un centimetro dal rettangolo già disegnato e andiamo a tracciare la prima proiezione verticale. Poi ci spostiamo di 6 scacchetti verso sinistra, di 6 centimetri nello specifico, e tracciamo la seconda proiezione. Reinitiamo con la riga in verticale sul lato sinistro e andiamo a tracciare le due proiezioni orizzontali. Dobbiamo lasciare 3 cm dalla linea di terra e poi spostarci in basso di ben 4 cm. Ok, il gioco è fatto, dobbiamo semplicemente a questo punto ripassare i quattro spigoli, eccoli qua, e tracciare le due diagonali per avere una piramide. A questo punto passiamo al solido più complesso, quello che sta sotto in questo caso, quello in, in azzurro. Dobbiamo qui stare attenti perché alcuni spigoli, ad esempio questo e questo, verranno nascosti. Da questa vista non si vede bene, ma da quella sonometrica lo si vedeva. Il bordo laterale del parallelepipedo rosso è allineato con quello inferiore del parallelepipedo azzurro, quindi le due, i due spigoli si sovrapporranno. A questo punto quindi non devo far altro che andare a tracciare le proiezioni, ma quelle verticali già le abbiamo, quella orizzontale superiore già ce l'abbiamo, dobbiamo tracciare solamente questa proiezione qua. Quindi, riga in verticale, squadra, andiamo a lasciare un centimetro dalla proiezione inferiore del rettangolo e tracciamo la proiezione del parallelepipedo di base. A questo punto devo andare a ripassare, devo stare molto attento. Allora, questa parte di qui di, di spigolo si sovrappone a quella del, eh, del, della piramide, quindi non bisogna rifarla. Questo tratto sarà in vista, quindi continuo, eccolo qua. Questo tratto invece risulterà tratteggiato in quanto nascosto dal parallelepipedo rosso. Poi andiamo sotto. Allora, questa proiezione, questa da spigolo è già. Presente, dobbiamo completare con questo pezzettino che sta qua in basso a sinistra. Poi la parte inferiore del rettangolo del parallelepipedo in azzurro avrà una parte in vista, questa quindi continua, e una parte nascosta, questa qua, che andrà trattata tratggiata. Come sempre, mezzo centimetro di trattino e mezzo centimetro di spazio. In questo modo e in quest'altro modo, abbiamo quindi completato la vista sul piano orizzontale dei tre solidi. Passiamo ora alla vista frontale, quindi quella sul piano verticale. Da qui vedremo eh, frontalmente un rettangolo che è largo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm e alto 2 cm e poi sopra a destra vedremo un rettangolone eh, largo 3 e alto 4 e a sinistra un triangolo largo 6 e alto di nuovo 6. Quindi devo procedere proiettando tutti i vertici in verticale, ma ho già le proiezioni, manca semplicemente quella del, del vertice della piramide. Quindi vi mostro qua la vista frontale, eccola qua, quindi il rettangolo che sta sotto, il rettangolo che sta sopra in alto a destra e il triangolo che sta in alto a sinistra. Non ci sono sovrapposizioni, tutti, diciamo, tutte le figure non si nascondono tra di loro e quindi posso andare in maniera molto tranquilla. Come prima cosa vado a proiettare l'ultimo spigolo, l'ultimo vertice che mi manca, quello della piramide. Non ho riportato qui la, la costruzione con riga e squadra, ma sappiamo che dobbiamo allineare la riga orizzontalmente e la squadra superiormente. In questo modo. A questo punto devo tracciare le proiezioni in orizzontale. Ne dovrò tracciare una lasciando due centimetri per ottenere il rettangolo inferiore relativo al parallelepipedo azzurro. Poi dovrò lasciare da questa 4 cm per ottenere il rettangolo in alto a destra il rosso, e infine poi dovrò lasciare altri due dalla seconda proiezione per ottenere il triangolo. Quindi, come sempre, andiamo ad allineare la riga sul bordo di sinistra, entriamo con la squadra 30 60 lasciamo 2 cm dalla linea di terra. Qui, come sempre, ci possiamo aiutare con dei puntini preventivi e tracciamo la proiezione. Come sempre questa proiezione portiamola lunga perché poi ci servirà anche sul piano laterale, è molto più comodo e anche molto più, più rapido. Poi scorro su di 4 cm, qui la proiezione non ha senso farla da qua ma la facciamo partire direttamente dal, dal vertice eh, relativo al parallelepipedo rosso, quindi al rettangolo rosso e andiamo a proiettare. Poi ci alziamo di altri 2 cm e partiamo da qui, che sarà la proiezione sul piano verticale del vertice della piramide. E anche qui la portiamo bene lunga. A questo punto non dobbiamo fare altro che ripassare, quindi ripasseremo il rettangolone in basso 10, largo 10 e alto 2, poi il rettangolo largo 3 ed alto 4 e infine il triangolo relativo alla piramide, che sarà largo 6 e alto 6. In questo modo. A questo punto possiamo passare, ritorniamo alla vista sonometrica e passiamo alla vista laterale, forse quella più, più complessa. Abbiamo detto che la vista sul piano laterale si ha quando noi guardiamo il solido da sinistra verso destra, quindi quando noi guardiamo questo gruppo di soli da sinistra verso destra, vedremo un rettangolo in basso, come nel PV, in questo caso molto più stretto perché sarà largo 5 cm della stessa altezza 2 cm. Poi vedremo un triangolo più stretto rispetto a quello precedente perché eh, è largo solo 4 cm e poi in, eh, nella parte dietro vedremo un rettangolo. Qui molta attenzione perché la piramide andrà a nascondere parte dello spigolo superiore del rettangolo che si ha in proiezione di questo parallelepipedo. Andiamo a vedere come potete tracciare. Allora vi riporto qua in, in basso Vista laterale, eccola qua. Quella che dicevamo, cercavamo di, di ragionare prima sulla vista sonometrica. Allineiamo la riga inferiormente e poi, sempre con la squadra a 45 gradi per velocizzare rispetto all'utilizzo del compasso, andiamo a proiettare. Tutti, eh, gli, eh, tutte le proiezioni. Qui ho saltato un passaggio, chiaramente ci sarà da proiettare anche il solito vertice, che non l'abbiamo proiettato inizialmente, quindi sempre con riga in verticale, squadra in orizzontale, andiamo a proiettare questo, eh, questo vertice. Con la squadra, quindi, dicevo, a 45 ⁇ gradi andiamo a proiettare tutte le linee di proiezione. Questo ci conviene farle tutte insieme, anche se magari fa un po' di confusione, però si riesce ad andare più spediti. Poi dopo nel disegno... Sul PL andremo solido per solido per avere una trattazione più chiara. Ecco, questa è l'ultima proiezione e siamo arrivati. A questo punto ci conviene non proiettare tutte le proiezioni insieme, altrimenti verrebbe un reticolo molto complesso. Ma andare per ordine. Siccome abbiamo tre solidi, alcuni si sovrappongono, conviene andare, diciamo, solido per solido. Iniziamo da quello inferiore, che non risulta nascosto da nulla, quindi deve essere tutto in vista. Andiamo a vedere quali sono. Diciamo le proiezioni di questi due spigoli, quello di destra e quello di sinistra. Possiamo ragionare sul PO. Allora, lo spigolo di eh, sinistra sarebbe questo, e quello di destra sarebbe questo. Quindi devo andare a proiettare in verticale questa proiezione e quest'altra proiezione. Quindi, come sempre, con la squadra 30 60, o in questo caso anche a 45, proietto il vertice o, gli spi o lo spigolo di. Di destra, scorro a sinistra e vado poi a, a creare la proiezione dello spigolo di sinistra. A questo punto quindi ho tutto quello che mi serve per tracciare il rettangolo relativo al parallelepipedo inferiore, quello in azzurro, e vado a ripassare. Poi passiamo alla piramide, abbiamo detto come regola diciamo base per non intrecciarci troppo, è di disegnare prima i solidi che stanno davanti e poi quelli che stanno dietro perché potrebbero avere delle parti nascoste e quindi alcuni spigoli dovranno andare tratteggiati. Allora la piramide è questa qui, quanto la guardo lateralmente a questo ingombro, quindi dovrò proiettare questo in alto, questa linea di proiezione, questa è già proiettata e infine poi dovrò proiettare il vertice della piramide che sarà su questa linea di proiezione. Quindi rientriamo con la squadra, tracciamo la linea di proiezione della, del vertice in basso a destra e poi del vertice superiore della piramide, in questo modo. Praticamente la piramide vista lateralmente sarà un triangolo isoscele con questi tre, formato da questi tre eh, punti. Andiamo a ripassare e abbiamo a questo punto i primi due soli. Passiamo al terzo. Allora il terzo è molto più largo, visto lateralmente, degli altri due, sborda di 2 cm a sinistra e di uno a destra rispetto al parallelepipedo che sta sotto, quindi dobbiamo prolungare questa proiezione in questo modo e quest'altra proiezione in quest'altro modo. Quindi rientriamo sempre, oramai dovremmo essere esperti con la nostra squadra, facciamo la proiezione dei vertici di destra e poi verso sinistra la proiezione dei vertici di sinistra. A questo punto Posso ripassare, stando molto attento, in questa vista chiaramente non, eh, non ci sono riportati gli spigoli nascosti perché è una vista solida, quindi avrò un rettangolone, attenzione per questa parte qui, questa, chiaramente lo spigolo non si può vedere perché risulta nascosto dalla piramide che sta davanti e quindi dovrò farlo tratteggiato. Quindi posso ripassare tutto il rettangolone tranne questa parte che rimarrà nascosta e questa la vado a fare come sempre tratteggiata con dei pezzettini mezzo centimetro sì e mezzo no. A questo punto abbiamo completato, come in tutte le proiezioni ortogonali, per avere una eh, tavola più elegante andiamo a cancellare le eh, parti di eh, linee di proiezione che sbordano rispetto alla figura, quindi questo segmento, questo, questa parte, queste due, questa, questa, questa e infine qua sotto questi due spezzoni e questi altri due spezzoni. In questo modo ritorniamo alla vista assonometrica cancelliamo quindi le ispezioni che sbordano e questa è la tavola come dovrebbe essere fatta e completata